se un sindaco ci avvisa delle difficoltà, in tutti i modi dobbiamo ascoltarlo, quindi l'ho sentito per bene, è normale, lui fa il suo mestiere di allertarci sulle difficoltà, io solo vengo a dire siamo coscienti di queste difficoltà. Autolinee Toscane risponde al sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha definito indecente il livello di inefficienza dell'azienda che dallo scorso novembre è il gestore unico per il trasporto pubblico locale. I problemi sono di varia natura, dai ritardi degli autobus alle fermate alle paghe per gli autisti ritenute non adeguate. Prima ancora però l'azienda si era trovata a rinnovare in fretta e furia la flotta costituita da mezzi scarsi e vetusti. Negli ultimi mesi l'ennesimo ostacolo, un numero alto di positivi al Covid fra gli autisti. Al netto di tutto però l'azienda rivendica il lavoro fatto. Allora, io non parlo di polemiche, voglio solo sottolineare che siamo mai nascosti dietro le difficoltà, quindi siamo partiti ormai 7 mesi fa. Quando siamo partiti avevamo già preannunciato la mancanza degli autobus, ci mancavano più di 200 autobus, ci mancavano tutti questi autisti, questo lo sapevamo dall'inizio, e quindi non posso portare le responsabilità della mancanza del personale sulla nostra società, quindi tutti questi problemi li abbiamo conosciuti dall'inizio e quindi ci siamo mai nascosti di tutti questi problemi, quindi la mancanza del sistema di vendita, e quindi ci stiamo lavorando, siamo in movimento dal primo di novembre, quindi voi avete già potuto vedere che abbiamo già fatto venire una quantità interessante degli autobus. Siamo attivati e solo per fare capire le cifre abbiamo assunto più di 173 autisti in 7 mesi, e non è banale su tutta la Toscana che ha assunto di più. Però stiamo capendo e stiamo scoprendo tutti i processi per assumere, sono dei processi difficili.